Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Anita Stories. Oggi vado ad aprire la mia prima LOL Pets perché non ne ho mai aperto nessuna di LOL Pets. Sono super curiosa, tra l'altro io adoro tutti gli animali, sono una grande fan degli animali, soprattutto i gatti, quindi sono super curiosa. Queste sono le LOL Pets Serie 3 Wave 2. Penso siano uscite da poco in Italia, non lo so, fatemi sapere. Io le ho comprate oggi, ne ho preso tre, quindi se volete vedere anche gli altri unboxing, mi raccomando, attivate la campanella, attivate le notifiche perché YouTube non sta praticamente più mostrando i video agli iscritti. Ci sono vari cambiamenti, vabbè, comunque attivate le notifiche se volete essere sicuri di ricevere anche gli altri video unboxing. Allora, vado appunto a fare questo unboxing. Andiamo a fare il primo strato. E mi raccomando, se volete vederne altri di unboxing, se volete che ne compri altre oppure altre cose che volete vedere, insomma, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un bel like. Come sempre, a 10.000 likes vado a rifare i video. Se siete già parte della Stories Fam, lo sapete. Allora, apriamo il primo strato. Vediamo un po' cosa abbiamo nel primo strato. Allora, una medaglietta numero 1 e una tendina Best in Show. Io devo ancora vedere il cataloghino di queste pezze perché davvero non ne ho mai fatto l'unboxing di nessuna, quindi sono super curiosa di vedere come sono. Andiamo ad aprire l'altro strato. Era andata bene finora, ero riuscita perché se avete visto i miei altri unboxing di LOL non riesco mai ad aprirli bene queste cerniere. Ok, abbiamo una ball rosa. Ops, vabbè, non so come l'ho aperta. Dov'è l'altra parte? Oddio. Ah, ok, devo ancora srotolarla. Allora, vediamo un po', questo dovrebbe essere. Ah, ecco, qua dice le cose che fa LOL Pets. Quindi anche i Pets fanno le stesse cose delle LOL. Fatemi sapere voi nei commenti che siete esperti. Tra l'altro, voi che siete super esperti, fatemi sapere qual è la differenza tra le ball gialle e quelle rosa. Cioè, è solo che sono così a caso, che ogni tanto sono gialle e ogni tanto rosa, o c'è qualche differenza? Ditemelo pure nei commenti. Come dicevo in un altro video, vorrei iniziare a fare una serie di unboxing rilassanti, diciamo, perché mi chiedete sempre dei video rilassanti ASMR e sto pensando di mischiare, diciamo, l'ASMR con degli unboxing. Allora, eccoci qua. Andiamo ad aprirla. Ok. Vediamo. Allora, non ho idea di come funzioni qua adesso, perché non ho mai aperto una LOL Pets. Quindi, vediamo. Qua abbiamo il foglietto. Ups. Oh mio Dio, che carine! Ci sono un sacco di animali! Un sacco di gatti, speriamo di trovare un gatto. Ci sono anche i criceti, i cagnolini e basta. Mi sembra che siano tutti gatti, criceti e cagnolini. Vabbè, vediamo chi troviamo qua. Allora, apriamo innanzitutto questo qua. Ah, mi sembra di aver visto in una foto che questo dovrebbe essere tipo la terra, la sabbietta del gatto. Vediamo. O del cagnolino. Oh, che carino! E dovrebbe esserci la palettina, giusto? Vediamo. Allora. Apriamo prima questo che è più piccolino. Eccola
palettina che immagino che vada usata qua. Per ora la appoggio. Dopo vediamo. Apriamo la seconda bustina. Oh, abbiamo un biberon super carino. Rosa e bianco. Faccio vedere bene. Allora, qua abbiamo due accessori. No, sembrato di averne visto due. Abbiamo degli occhiali da sole super carini. Quindi immagino che gli accessori delle LOL possono essere usati anche sulle LOL Pets, forse, perché anche, ho anche degli accessori delle LOL così. Ah, infatti avevo visto un'altra cosa. C'è anche un collarino super carino, che tenero. Ho dimenticato di prendere l'acqua calda e l'acqua fredda per vedere poi se cambia colore. Dopo la prendo. E ora vediamo finalmente che LOL Pets c'è qua dentro. E dopo proviamo a scavare questo anche. Magari provo a leggere le istruzioni dopo. Ok, dopo vedo se devo togliere la terra o no. Vediamo un po'. Che carino! È un dalmata, un cagnolino dalmata. È super tenero. Vediamo come si chiama. Allora, appoggio qua. Allora, dovrebbe essere Dolmatian del Glam Club. Tra l'altro non mi ero accorta che è quello che c'è proprio qua all'inizio, nella copertina della LOL, non me ne ero accorta. Ok, allora adesso, prima di immergerlo nell'acqua calda o fredda, vediamo le istruzioni per la terra. Allora, provo a scavare, non sono sicura se ci sia qualcosa qua dentro. Vediamo. Oh, che bello, è tipo sabbia cinetica. È rilassante anche il suono. Sentite, c'è qualcosa qua dentro. Ma dopo va buttata questa sabbia? Spero di no, perché è rilassante. Allora, c'è qualcosa. Aspettate che se riesco a toglierla. Sto riuscendo. Ma quante cose ci sono? Oddio, ci sono quattro cose. Oh, il tatto è fighissimo. Ci sono un po' di cose qua dentro. Allora, questa penso sia una scarpina. La devo pulire. Quindi c'è una scarpina che devo pulire. Penso sia una scarpina. Ah, ok, stavo dicendo, perché ci sono così tante scarpine? Ah beh, non avevo considerato che il cane ha quattro zampe, quindi ovviamente hanno messo quattro scarpine. Vediamo se sono tutte uguali. Wow, questa sabbia è fighissima. Ecco qua, anche l'altra. Che carine, tipo il tacchetto. Wow, ora giocherò con questa sabbia cinetica per un po'. Allora, ora le pulisco e. Ok, ho preso i bicchieri di acqua calda e fredda. Io non so se le LOL Pets cambiano colore. Proviamo comunque. Tan 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 tan. Ok, non ha cambiato colore con il caldo. Proviamo con il freddo. Sta diventando più rosa, mi sembra. Sì, sta cambiando. È diventato il vestitino rosa e poi ha qualcosa negli occhi rosa anche. Ta-da! Che carino! Eccolo
qua gli è diventato il vestitino rosa e non gli occhi, ma tipo il trucco un po' rosa. Vediamo ora con il biberon. Esce l'acqua dalla bocca. Oddio, schizzato. Quindi con il biberon esce dalla bocca e diventa rosa. È super carino. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo unboxing, se vi ha rilassato. Ho deciso di lasciarlo così più senza musica e di parlare un po' con calma, così è più rilassante. Se volete vedere altri unboxing, LOL Surprise, LOL Best Surprise, insomma, o altre cose, scrivetemelo pure nei commenti, lasciate un bel like, a 10.000 likes andrò a farne altri. Mi raccomando, attivate le notifiche per vedere gli altri unboxing e vi lascio ora qua quattro caselline, sono altri video che potete vedere se volete vedere altri unboxing o shopping, haul. Cliccate pure su una di queste quattro caselline e buona visione. Un bacione, a domani.